tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ho questo capello liscissimo che, insomma, se mi li asciugo naturalmente sono così. A me non piace. Sto andando a Shoreditch, dove mi vedrò con due ragazze che conosco tramite YouTube. E ci siamo ritrovate dopo esserci cercate per una mezz'oretta. Mamma mia, e adesso siamo qui in quel di Shoreditch e ci stiamo facendo un giretto e niente, andiamo a vedere un po' di angoletti, anche se lunedì mattina non c'è tantissimo, ma sì. Shoreditch, diciamo, è un po' la porta di East London, dove trovare negozi indipendenti, bar, street art e tantissime nuove tendenze. Se non la conoscete, anche se penso di sì, vi presento Serena. Lei praticamente viaggia tantissimo, ma soprattutto per mia somma gioia, lei ha vissuto in Giappone e parla il giapponese. Hi. Watashi wa Chiara desu. Yes, oh, my God. Namaste. Aiuto. Va bene, diciamo il mio... No, aspetta, so dire anche un'altra cosa. Kore wa watashi no de... denwa. Demba, yes. Il mio telefono. Sì. Cellulare si dice Keitai. Keitai? A me me l'hanno spacciato per Demba. Telefono... Al telefono grosso? Sì. Queste app di giapponese. Keitai Denwa. Keitai Denwa. Però, Keitai. Ok, kore wa watashi no kenbai den... Kenbai? Keitai. Keitai Denwa. Yes. Che bello. L'onomatopea dell'applauso. Paci, 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 paci. Ho portato Serena nel mio ristorante preferito dove non sono mai stata, cioè dove non ero mai riuscita a mangiare. E questa volta ci siamo riuscite. Mentre si realizza il mio sogno e ci hanno dato un tavolino con i divani, è bellissimo, sembra di essere a casa. Praticamente ho invitato Serena a pranzo a casa mia, la mia dependance di Bombay. Abbiamo ordinato, abbiamo questo indiano style che a Serena piace molto, quindi io sono molto curiosa di assaggiare. Abbiamo, allora, questo è pollo, questo è naan, yogurt, perché hanno detto se è troppo spicy ce lo buttate sopra a mazzi, a palate. Questo è il naan e poi abbiamo delle gunpowder potatoes. E iniziamo. C'è solo una cosa che non abbiamo ben capito cosa siano, quelle specie di patatine che Serena ha giustamente definito radioattive, che hanno dei colori. Qui siamo a Box Park e in questa zona ci sono tutta una sfilza di pop-up shop e adesso noi stiamo entrando in questo della cartoleria, che sembra bellissimo. Anche te sei malata di stationery? Ma io qua. Ovviamente Serena cosa ha preso? Explore, mi sembra giusto. No, abbiamo trovato delle card che fanno al caso nostro. Stay or leave. Nel mio caso stai a Londra o te ne vai, nel caso di Serena vieni a Londra o no. Ma come dire? Ah, ok. No, aspetta. Immagina un amico esattamente nella tua situazione, che cosa gli diresti? Te lo devi chiedere a te stesso. Te lo devi chiedere. Va bene. Sì, sono troppo criptiche queste card. Io, eh. Non c'entra un cavolo. Sono per le relazioni. Non c'entra niente carte, sì. Le relazioni. È vero. Ma ci stanno super cazzolando, dai, non è giusto. Te lo faccio stasera con quello di mia figlia che agiti e ti dà la risposta, sì o no. È più accurato. 10. Ah, conversation toolkit, 100 domande. Bellissimo, io ce n'ho uno piccolo piccolo. Dire. Top. Banana, top, top, banana. Alla fine siamo andate da Soft Serve, che praticamente fa il gelato più trendy del momento, il gelato nero.
È troppo bello. Abbiamo preso il gelato di matcha latte. Il gelato al matcha latte, non è al matcha latte. Vedi il backstage della youtuber che fa le foto per Instagram. Peccato. Sto iniziando a cedere. Oh no. Sto iniziando a cedere di lato. Aiuto. Va mangiato. Guardate qua, vi faccio vedere una cosa. No, vabbè. Oh wow. Wow. Spinning. What is that? It's GIF ITI. It's the artist. Sì. Allora, sperando che ci metta a fuoco, perché il flip screen l'ha rotto, visto che Serena, tra le altre cose, oltre ad essere lifestyle, è una travel expert, yeah. Io le volevo chiedere, approfittandone di voi, tre destinazioni da visitare nel 2017, anche 2018 se già va. Vi dico subito, una in Europa, una in Asia e una particolare. In Europa vi dico Lisbona, se non siete stati. Sono d'accordo. Ancora meglio Lisbona e Porto. Sì, road trip. Esatto. Io l'ho fatto, quindi sono vicine. Ho un punto a mio favore. Esatto. Belle, belle, anch'io consiglio. In Asia, la Sud Corea, che è molto particolare, un po' meno mainstream rispetto al Giappone. E anche perché la Nord. Perché nella Nord. Sai che tutti mi chiedono, quando dico sono stata in Corea, tutti, ma il Nord? Ma secondo te posso... Cioè in realtà potrei, ma non sono così ricca. Poi Finlandia, Lapponia con aurora boreale in inverno che ci sono meno 30 gradi. Però vale la pena. Vediamo sulla parola. Bene, io per concludere questa giornata, mentre Serena si è presa un americano. Serena, mi hai deluso, volevo un matcha latte da te. Io ho preso un caffè rosa alla barbabietola. E nel mio prossimo video vi racconterò la mia esperienza nei panni di Maria Antonietta. Se non l'avete ancora fatto, quindi iscrivetevi al mio canale. Grazie e alla prossima!